Sì, anche lui vuole dire la sua, perché ha tanto da raccontare con la mosca. Basta, basta. Lui vuole andare a casa, ma io sono ancora qui al lavoro, perché intanto vi do l'appuntamento per martedì prossimo alle 9:30 con un'altra puntata dedicata alla musica. Silenzio. Quella che un po' mi avevate chiesto un paio di settimane fa di realizzare, ovvero cercare la storia del rock dal 65 al 75, se non ricordo male. E così, mentre stiamo smontando quello che era lo studio di registrazione, lo stiamo spostando da un'altra parte, vi porto anche nell'archivio per cercare quelle che sono le canzoni che passerò martedì, o meglio i vinili. Vi dico subito però qua sotto, visto che insomma io non è che poi questa storia la conosca alla perfezione, se avete voglia di indicarmi voi qualcosa, qualche vinile da passare, ben venga, così io avrò tempo per martedì mattina a cercare il tutto. Intanto che dire? Beh, mentre scendo, ok, vi porto nell'archivio un pezzo dell'archivio della radio. E si parla di rock, quindi anni 65-75. Se non ricordo male, in quegli anni c'era la musica degli Who, la musica dei Led Zeppelin, insomma, tutti questi grandi gruppi che hanno fatto un po' la storia. Per cui adesso vado anche a cercare un po' qualche artista da poter passare martedì. Però qua mi sa che no. Essendo catalogati per, come si dice, per artisti, quindi la B, Jon Bon Jovi, non credo tanto, anche perché sì, è rock, ma è più anni 80, 70, 80, quindi direi di andare qui, vediamo un po' chi troviamo. Beh, gli U, visto che ne parlavamo, direi che anche questa non è male, anche come copertina. Dopodiché, Van Morrison, Jefferson Starship. Vediamo un po'. AC/DC? Ma sì, anche loro alla fine, anche se questo è degli anni 90, quindi no. Bisogna andare più indietro. Beh, c'erano anche i Queen. Però, andando indietro negli anni, chi possiamo trovare? Ecco, loro. Beh, loro sicuramente sì. Ah no, questo è Prince. No, avevo letto Deep Purple e mi stavo già sbagliando. Vediamo un po'. Rolling Stones. Sì, anche Rolling Stones ci stanno. Dopodiché... spostandoci qui, Roger Taylor, loro anche, molto duri, però ci avviciniamo anche a Halloween, ci sta anche bene questa copertina. E poi Alan Parsons Project. Direi che io intanto continuo a cercare, ma voi aiutatemi, mi raccomando, scrivete qua sotto quello che può essere un brano o un artista che secondo voi rientra in quella storia della musica rock anni 65-75, dopodiché a martedì mattina così li passeremo insieme e passeremo un po' di vinili e ci racconteremo anche delle notizie curiose. Vi aspetto alle 9:30 come sempre. Ciao!